Battaglia doveva essere, battaglia è stata. Soverato si impone per 3-7-0 contro Mondovì, una delle dirette concorrenti al Palascoppa nel turno infrasettimanale. Una vittoria che vale anche il sorpasso in classifica. Le Ioniche ora sono in vetta alla graduatoria con 8 punti. Una partita senza storia, seppur combattuta. Le piemontesi hanno dato filo da torcere giocando punto a punto i tre parziali. La squadra di coach Barbieri però reagisce chiudendo set e partita, inanellando così la terza vittoria consecutiva e dimostrandosi un vero gruppo. Abbiamo giocato, devo dire, un buon match, soprattutto siamo cresciuti nella correlazione muro-difesa e nella fase break siamo stati molto più precisi. E di partita in partita stiamo crescendo e questo è sicuramente un segnale importante. Devo dire che abbiamo giocato più di squadra. Difatti c'è stata una distribuzione più equa, una distribuzione del gioco. Penso che Soverato si è meritato assolutamente la vittoria. Sicuramente non eravamo nelle condizioni migliori, lo sapevamo, però che abbiamo un po' di infortuni. E lo sapevamo, però questo non doveva essere una scusante per affrontare la partita in una maniera remissiva. Infatti abbiamo cercato di metterle, diciamo così, un pochino sulla battaglia, cercando di difendere il più possibile, cercando di allungare le azioni. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.